Abbiamo fatto un menù dove non ci sono prodotti che non possono mangiare, quindi faremo giusto un piccolo antipastino con delle montanare al pomodoro e ai formaggi, poi faremo una lagana alla curcuma con i ceci e faremo una zuppetta di totani con una crema di patate e per finire come dessert una bella pastiera con un po' di crema inglese. Aggiungi un posto a tavola che c'è un amico in più, cantava Johnny Dorelli negli anni 70, un refrain che risuona di solidarietà nel salone dell'istituto alberghiero Manlio Rossidoria, dove i tavoli sono stati imbanditi per accogliere gli ospiti della mensa dei poveri, un evento promosso nell'ambito della settimana dell'inclusione sociale del professore Sergio D'Onofrio, un'iniziativa che vede come protagonisti gli chef e gli allievi dell'istituto diretto da Maria Teresa Cipriano, tra i fornelli gli chef campioni d'Italia e i talentuosi alunni dell'alberghiero che per l'occasione hanno preparato un menù di tutto rispetto. Oltre a essere docenti della scuola, siamo sempre presenti per le esigenze delle persone più bisognose sul territorio e soprattutto il Manlio Rossidoria non è la prima volta che si presta a queste iniziative nobili, quindi per noi è solo un piacere. 60 i pasti preparati nella cucina della sede della scuola Valemecca. Le persone indigenti saranno servite dagli alunni del Rossidoria in grande uniforme con la consueta professionalità che li contraddistingue. Un'esperienza fondamentale per il nostro percorso di crescita e di formazione, commentano allievi e docenti. Noi abbiamo però questa volta fortemente voluto la presenza dei nostri ragazzi, perché i ragazzi devono capire il valore della vita, il valore della fortuna di essere in una posizione diversa e non svantaggiata. Per cui mi sento davvero coinvolto in questa attività e spero che ce ne possano essere delle altre. Certamente questa è una settimana dedicata proprio all'inclusione, quindi è una cosa bellissima.